Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, o benvenuti se siete nuovi. Il primo video dell'anno, quindi partiamo subito a bomba. Di che vi parlo oggi? Di GTA 5, gentilmente regalatomi da Simona, che è stata dall'altra parte della telecamera. No. Come no? No, non è GTA 5. Ma scusa, non è questo con furti d'auto, inseguimenti mozzafiato e rapine? No, è questo. Ma che cazzo? Ciao a tutti e benvenuti in un'altra puntata di Il Gioca Povero. Potevamo iniziare l'anno con sobrietà, calma, dignità e classe. E invece no, perché l'ebbrezza del Gioca Povero è non sapere se sarà un gioco bello o scandaloso, però qua potete vincere facile. Quindi ecco a voi Not GTA 5, un gioco tra tantissime virgolette sviluppato da Not Games, appunto. Che cacchio è? È una parodia di GTA 5 ambientata in Inghilterra con grafica disegnata a mano da bambini di 5 anni probabilmente, ed effetti sonori e musica fatti in casa usando solo la voce. La descrizione migliore si trova nel trailer. Praticamente è Snake sotto LSD. Dovremmo infatti guidare dei personaggi in missioni totalmente senza senso e politicamente scorrette. Come investire le tende dei campeggiatori con un trattore, investire senza tetto con un carrello della spesa nel parcheggio del Lidl, rubare il sapone nelle docce, oppure, attento, è Gazzetta lo skateboarder che fa rap, metti sotto il cretino prima che apra un canale YouTube. Il tutto condito da musichette cantate a cappella tipo... che non c'entrano un cazzo col gioco. La meccanica è esattamente la stessa del vecchio Snake per Nokia, con la differenza che la fila dietro di noi sarà composta da cose random e il livello finirà una volta raggiunti gli assurdi obiettivi richiesti dal gioco. Poco meno di un anno fa mi lamentavo dei dinosauri nazisti di Dino D-Day. Ma questo? Se vi state chiedendo com'è possibile concepire un titolo del genere, beh, ecco come sono andate le cose. È una merda totale. Ma c'è un ma! È tutto così fottutamente orrendo da essere stupendo. La grafica tipo asilo nido, gli effetti sonori fatti a voce, le assurdità come guidare l'ex primo ministro britannico David Cameron in alcune missioni. È tutto fantastico. Solo l'idea che un gioco così trash esista mi ha fatto pensare: devo assolutamente averlo. Inoltre è coerente già dal titolo, Not GTA 5, non è GTA 5, ed è vero, onesto, e contrariamente a tanti titoli che trovi oggi pieni di promesse, qua sai già che cosa compri. Una cagata pazzesca! Potete trovare questa cosa a 3 euro su Steam, ma attualmente è in saldo a 79 centesimi. E Simona l'ha trovato tramite il metodo che vi dicevo nel video precedente per i saldi di Steam. La nota positiva però, anzi, l'unica nota positiva, perché se non vi piace il trash state buttando soldi, è che il 100% del ricavato va in beneficenza. Infatti tra le note che si possono leggere ogni volta che avviate il gioco, oltre al fatto che il gioco non è affiliato con Rockstar Games eccetera, ma non mi dire, c'è scritto: se hai scaricato questo gioco meriti di essere insultato nelle peggiori maniere. Ho detto in modo molto addolcito. Ed è proprio qui che questo gioco diventa fottutamente geniale. Vuoi raccogliere dei soldi per beneficenza? Fai un gioco talmente brutto nella speranza che diventi virale e BAM! Obiettivo raggiunto. Detto questo, se il video vi è piaciuto spolliciate e mettete like, condividetelo, iscrivetevi al canale ed iscrivetevi alla pagina Facebook e al canale Twitch per non perdere tutti gli aggiornamenti. Ciao a tutti! Prima che apri un canale YouTube. Prima che apri un canale. Non ce la faccio a dirlo. Non ce la faccio a dirlo. Un dito da musichette cantate a cap. Ed è proprio qui. Ed è proprio qui che questo gioco. Mannaggia la puttana. Che parola ho detto? Vedetelo!